Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6 che apriamo occupandoci nuovamente della centrale Snam che sarà edificata a Sulmona. Una lettera al Premier Draghi è stata inviata dalle associazioni ambientaliste per chiedere il blocco del progetto sul metanodotto Snam e sulla centrale a spinta e compressione. La stessa richiesta è stata fatta ai parlamentari della nostra regione. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. 10 associazioni nazionali e 2 regionali hanno chiesto al governo, guidato da Mario Draghi, di bloccare il progetto Snam, una volontà partorita 10 anni fa nella regione dei parchi, che prevede la costruzione di una centrale di compressione a Sulmona e la realizzazione della linea adriatica, un metanodotto di 425 km, che parte proprio dal capoluogo Peligno ed arriva a Minerbo, in provincia di Bologna. Nel testo le associazioni evidenziano l'inutilità delle due infrastrutture, che avrebbe inoltre un impatto ambientale che provocherebbe uno sconvolgimento devastante degli ecosistemi e degli equilibri del nostro Appennino, tutelati nell'articolo 9 dello Statuto della Regione Abruzzo. Inoltre, l'intera opera risulta in contrasto con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici. Crediamo che Draghi e i suoi ministri siano, ci auguriamo, disponibili ad ascoltarci, ma soprattutto visto che le forze politiche abruzzesi, parlamentari inclusi, eletti in Abruzzo, non hanno riferito, non hanno fatto una proposta, come dire, di contenimento per impedire questo progetto, questo percorso, allora vogliamo dire a Draghi: guardate che le cose stanno così e che l'Abruzzo non può essere sacrificato su questo altare. Ogni albero ha un valore secondo la scala svizzera, che è una delle scale internazionali prese in considerazione per la valutazione del valore ecologico, sanitario, climatico e altro, per non fare lungo elenco. Ogni albero dell'età di 50 anni ha un valore di 40.000 euro. Allora voi fate 5 milioni per 40.000 euro, quindi un valore enorme, che già di fronte a questo la Regione Abruzzo dovrebbe dire alla Snam: no, assolutamente non possiamo sacrificarlo, perché sacrificare le foreste significa andare contro gli accordi di Parigi, ma contro il futuro stesso degli abruzzesi, il futuro degli italiani. E ora la cronaca, la polizia locale di Avezzano è stata impegnata in una maxi operazione per sgominare una centrale della droga che riforniva molti cittadini della Marsica. Sono 7 i fermati. Gioia Chiostri. Venerdì scorso all'alba è stata vissuta una maxi operazione, tutta la cittadinanza devo dire che ha recepito con grande gratitudine quello che è avvenuto, una maxi operazione antidroga effettuata nella frazione San Pelino della città di Avezzano. È stata portata alla luce una vera e propria centrale dello spaccio, una centrale della droga, 7 fermati di nazionalità marocchina, indagini comandante, lo diciamo ancora in corso, anche per capire la reale portata di questo fenomeno illecito. E poi è stato trovato anche un libro mastro dei clienti, probabilmente provenienti da tante parti della Marsica. Comandante, ripercorriamo i dettagli di questa operazione, soprattutto da dove è nata questo tipo di operazione. L'operazione prende piede da una serie di segnalazioni che ci hanno fatto i cittadini residenti in zona, esasperati da questo viavai che da piccolo stava diventando sempre più grande, sempre più importante, un viavai di auto, di clienti che utilizzavano questo sito come un vero e proprio drive-in. Io l'ho equiparato, adesso non posso fare il nome della marca, ma abbiamo capito tutti. Le auto entravano, acquistavano, pagavano i clienti e se ne andavano, tutto nel giro di pochissimi secondi. Questo passaggio di auto è da poche unità alla fine era arrivato a raggiungere numeri considerevoli che superavano oltre le 120-150 cessioni al giorno. Quando abbiamo capito effettivamente che le segnalazioni dei cittadini non erano infondate, abbiamo deciso di intervenire, raccolte tutti gli elementi di prova, e così nella nottata del 4
4 di giugno, l'ultimo scorso, abbiamo condotto questa operazione massiccia utilizzando oltre 30 agenti. Il materiale è stato ovviamente tutto sequestrato, quello trovato ovviamente all'interno. Tutto sotto sequestro e proprio in questi giorni c'è una squadra dedicata che si sta prodigando per estrapolare tutti i dati utili per giungere a chiudere il cerchio anche oltre quello che è stato fatto nella giornata di venerdì. Le misure cautelari ancora non vengono emesse? Al momento ancora non vengono emesse perché l'attività non è conclusa. Tornano a protestare i lavoratori delle Naiadi che da questa mattina hanno attivato un presidio permanente sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara per sapere quale dovrà essere il futuro dell'impianto sportivo che si trova tra la riviera e la cosiddetta strada parco. Risposte certe sul futuro delle Naiadi di Pescara ancora chiuse. Questo è l'obiettivo del presidio permanente partito oggi sotto la sede della Regione Abruzzo a Pescara e istituito da una rappresentanza dei lavoratori della struttura. Una ventina i lavoratori della struttura sportiva che hanno chiesto risposte alla politica locale. Siamo qui oggi in presidio e abbiamo comunicato un presidio permanente sotto la Regione, che voi sapete insomma è la proprietaria di quell'impianto, per provare a dare una prospettiva subito, immediata, quell'impianto che deve riaprire e poi trovare anche delle soluzioni di più lungo respiro. Abbiamo appreso dalla stampa e poi anche con delle interlocuzioni con alcuni soggetti istituzionali della validità o meglio dell'idea di tornare a reinvestire sul project. Noi non abbiamo mai manifestato una contrarietà, per noi l'importante è che quell'impianto riapra. Noi siamo un'organizzazione sindacale, quindi è ovvio che la nostra prima preoccupazione evidentemente sono i lavoratori che ci lavorano. Parliamo di 60 famiglie fra lavoratori a tempo indeterminato e i cosiddetti collaboratori sportivi. Anche lì abbiamo aperto un'avvertenza a livello nazionale su che cosa significa oggi essere un collaboratore sportivo in un momento di pandemia generale per il nostro paese. Dobbiamo praticamente dare delle risposte a questi lavoratori che da troppo tempo ormai non si capisce nemmeno più le ragioni per cui quell'impianto è chiuso, quando invece tutti gli altri impianti hanno continuato a lavorare alle condizioni previste dai vari DPC e oggi sono tornati in piena attività, perché sapete bene che gli impianti, le palestre sono tornati a essere agibili seppur con delle precauzioni previste all'interno dei protocolli di sicurezza. Al fianco dei lavoratori si è schierato anche una delegazione della Lega guidata dal segretario regionale Luigi Deramo. Il primo obiettivo è chiaramente quello di far ripartire una struttura storica che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello sport e del nuoto, non solo nella città di Pescara ma nell'intera regione. Poi chiaramente la Lega ha una posizione abbastanza chiara, cioè quella di garantire una gestione pubblica attraverso il comune di Pescara, e la nostra posizione è anche sostenuta da una mozione, ordine del giorno votata dall'unanimità dal Consiglio Comunale di Pescara, quindi credo che questa sia la soluzione migliore per dare delle risposte certe non solo per quanto riguarda l'apertura ma anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori con i quali oggi e per i quali oggi siamo anche qui al loro sostegno, ma anche di tutto il mondo delle associazioni sportive e di tutti coloro i quali avranno intenzione di usufruire di questo impianto. Il nostro obiettivo è quello di sollecitare la Regione ad accelerare i tempi al massimo, quindi chiudere con il Comune di Pescara questa convenzione e ridare uno spazio storico e importante alla città e all'intero Abruzzo. Intanto, tramite una nota stampa, la società teramana Petruzziana Sport ha chiesto espressamente alla Regione Abruzzo di valutare la possibilità di affidare in concessione, anche temporanea, l'impianto adriatico, precisando come la stessa sarebbe in grado di riaprire l'impianto in tempi celeri dalla firma del contratto. Mentre, continua nella nota la società teramana, apprendiamo come sarebbe stata convocata una società di Roma, arrivata terza nel bando, già scaduto, a cui affidare la gestione delle Naiadi. Andiamo a Montesilvano. Chiaramanni era una cittadina di Montesilvano, è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari a causa di una malattia e il giardino pubblico che amava frequentare è stato riqualificato in suo ricordo.
Montesilvano ricorda una sua concittadina. Quando Chiara Magni si è spenta a causa di un brutto male, il suo compagno si è recato in comune chiedendo di valorizzare il posto dove la donna amava rilassarsi, su una panchina all'ombra di un albero, sfogliando un buon libro. Ora quella panchina le è intitolata e dall'albero penzolano dediche affettuose da parte dei suoi amici e parenti. Come nasce questa iniziativa? Da quella panchina. Quella panchina perché Chiara mi fece una fotografia di quella panchina con un libro che lei veniva a leggere in questo parco, e dopo la sua morte io, sfogliando tutte le vecchie foto, mi sono ritrovato questa foto e allora ho pensato di fare una panchina commemorativa. Poi da cosa nasce cosa, alla fine abbiamo ricreato un qualcosa di bello, piacevole per chi usufruisce del parco. Abbiamo aggiustato i giochi, abbiamo tolto le scritte mettendo qualcosa di carino attinente sia a Chiara, che è la mia compagna scomparsa, e sia per i bambini, perché Alice nel Paese delle Meraviglie è la tesi di laurea di Chiara in lingua inglese. Il giardino nel centro di Montesilvano così è stato riqualificato a partire dall'iniziativa di un cittadino. Ci sono nuovi giochi per bambini e anche una teca con dei libri, così da poterne sfogliare uno seduti all'ombra, come Chiara amava fare. Un'area verde frequentata da tanti ragazzi e tanti cittadini, che oggi rappresenta sicuramente un qualcosa in più di una semplice area verde, grazie al ricordo che abbiamo voluto tributare a Chiara, questa nostra cittadina che tanto amava frequentare questo parco, quest'area sarà davvero pregna di significati. Quest'estate, per chi resta in città, il Comune di Teramo ha ideato un progetto educativo sportivo per i minori dai 6 ai 14 anni. Si tratta di un campus estivo che permetterà ai ragazzi di avere l'opportunità di incontrare i propri coetanei nei mesi senza le attività scolastiche. Scopriamo di più nel servizio di Tania Bonici Castelli. Un'estate da vivere in città, in compagnia dei coetanei. È un progetto educativo, ludico, sportivo e culturale ideato dal Comune di Teramo e che si traduce in un campus estivo non residenziale per minori dai 6 ai 14 anni. Un'iniziativa pensata proprio per i più giovani, ai quali l'amministrazione comunale intende offrire un'opportunità di gioco e di incontri nel periodo senza attività scolastiche. È sotto gli occhi di tutti come la DAD abbia influito negativamente sul livello socializzante dei ragazzi. Dove si svolgerà il campus? Il format che abbiamo proposto in realtà non ha una location ben individuata, perché in realtà una prima fase prevede quella di raccogliere le manifestazioni di interesse di tutte le associazioni senza scopo di lucro della città di Teramo, che organizzeranno i campus nel territorio del capoluogo della città di Teramo, e questo è anche un modo per far vivere la città a pieno a questi ragazzi che magari in questo periodo sono usciti poco, comunque non hanno vissuto. Cosa faranno? Le associazioni presenteranno i loro progetti e sono anche soprattutto rivolte allo sport, quindi riprenderanno l'attività sportiva, ma anche dei percorsi culturali, perché faranno anche dei laboratori all'interno di questi campus, che siano laboratori di teatro piuttosto che laboratori di creatività. Quanto costerà il campus? Diamo un contributo indiretto a tutte le famiglie del capoluogo che andranno a iscrivere i ragazzi a questi campus organizzati dalle associazioni che parteciperanno al format, per cui avranno una riduzione contestualmente all'iscrizione di circa il 50% della retta. L'amministrazione comunale di Teramo si è comunque riservata la facoltà di richiedere a chiunque gestirà il campus estivo l'ammissione gratuita e con priorità dei minori il cui nucleo familiare è assistito dal servizio sociale dell'ente. Siamo così giunti alla pagina dedicata allo sport, partiamo dal calcio. Intervenuto ieri sera nella trasmissione Replay, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha fatto il punto in casa biancazzurra, prima la scelta del direttore sportivo e successivamente quella dell'allenatore. Il massimo dirigente del Delfino ha parlato anche della situazione giocatori in organico e della contestazione da parte del tifo organizzato. Ascoltiamolo. Stiamo cercando di prendere le decisioni necessarie per poter arrivare a costruire un nuovo staff che si possa occupare di costruire quel Pescara dell'anno prossimo. Tutto qua. È un po' tutto quanto fermo. Non si muove niente in Serie A, figuriamoci in Serie C. Quindi
questa fretta che tutti quanti hanno di dover capire chi è l'allenatore, chi è il direttore, obiettivamente mi sembra un pochettino esagerata. Poi è evidente che tutti quanti noi stiamo cercando di lavorare per chiudere il prima possibile. Prima è il direttore, perché poi il direttore parlerà con gli allenatori e deciderà chi sarà l'allenatore a Pescara. È un direttore che conosca la categoria, che abbia già fatto la categoria e che poi possa lavorare bene su quelli che sono i profili da portare a Pescara. I direttori che sono disponibili sono quelli, tra quelli sicuramente, tra quei nomi uscirà anche il nome del prossimo direttore del Pescara. Con tutti quelli con cui ho parlato fino ad oggi, dei direttori, poi alla fine i nomi degli allenatori che escono fuori sono sempre quelli, quindi non è che c'è da inventare tanto nel calcio. Se vuoi l'allenatore esperto ne escono fuori 2-3, se vuoi l'allenatore giovane emergente ne escono fuori 2-3, quindi poi magari insieme al prossimo direttore del Pescara decideremo chi sarà l'allenatore, se vogliamo andare su un giovane emergente, se vogliamo andare su un allenatore che conosce bene la categoria, che non significa che poi sia una garanzia in assoluto, ma che magari ti dà qualche certezza, almeno sulla carta qualche certezza in più. Abbiamo giocatori che sicuramente per la categoria hanno contratti che non sono sostenibili per quanto ci riguarda, ma abbiamo giocatori comunque validi che in categoria sicuramente hanno degli stimatori, sicuramente troveranno delle soluzioni. Se poi così non dovesse essere, io non è che sono dispiaciuto se Galano rimane a fare l'attaccante del Pescara in Serie C, o se Mamoushai rimane a fare il centrocampista del Pescara, o piuttosto che se Valdifiori rimane a fare il play in una squadra che possa giocare in un certo modo, perché è evidente che se questi giocatori poi non dovessero dare quello che possono dare anche in Serie C, allora è un altro problema. Però credo che non abbiamo tutta questa gente da buttare nel fiume. Se siamo in Serie C vuol dire che comunque sono stati fatti degli errori da parte di tutti. Cosa diversa è nel messaggio dei tifosi, nella lettera dei tifosi, dire che sono stato il peggior presidente della storia, quando la storia invece dice esattamente il contrario, e soprattutto dire che devo andare via senza avere un'altra soluzione. Perché uno, Sebastiani non sta qui a rubare soldi al Pescara. Due, Sebastiani è quello che negli ultimi 10 anni ha garantito dignità a questa società insieme agli altri soci. E tre, Sebastiani sta cercando, per farsi da parte, di trovare gente che possa fare altrettanto. Perché se io volessi cedere il Pescara, domani mattina ci metto 1 minuto e mezzo, posso fissare già l'appuntamento al notaio. Però poi la responsabilità, se fra 6 mesi il Pescara non c'è più, non deve essere sulle spalle di Sebastiani, che viene invitato giornalmente a farsi da parte, però poi qualcuno dovrebbe pure dire mi faccio da parte, a vantaggio di chi? Dove stanno gli interlocutori? Questa situazione si è creata per colpa di qualcuno che negli anni ha voluto a tutti i costi avvelenare i pozzi. Poi a un certo punto ci è caduto dentro, il pozzo non è più riuscito, e quindi è evidente che oggi da parte di qualcuno che aveva pensato di potersi liberare di Sebastiani perché aveva trovato il Messia, e il Messia poi non c'era più, e oggi magari anche per coerenza qualcuno non vuole fare un passo indietro. Io mi sono sempre messo a disposizione di tutti per il bene del Pescara, ma non è che posso andare, io se vado a pregare vado in chiesa a pregare, non devo pregare nessuno. In Serie D, ultime giornate della stagione regolare prima della post season, che vedrà la disputa dei playoff dopo la cancellazione dei playout, come appena ufficializzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ad anticipare la notizia era stato il coordinatore della LND, Luigi Barbiero, ospite domenica sera all'Abruzzo del Pallone. Barbiero aveva anche fatto un bilancio del campionato ancora in corso, ascoltiamolo. Ma la stagione ancora non è andata, deve ancora andare, e ci abbiamo da fare ancora altre partite, dobbiamo completare gli ultimi recuperi, e comunque credo che sia stata una stagione particolarmente difficile, una stagione che ha messo a dura prova le risorse delle società, una stagione che è stata gestita
secondo noi al meglio che si poteva fare. Probabilmente qualcuno potrà dire che si poteva fare ancora meglio. Domanda a questo punto è d'obbligo, visto la sorte dei play-out, si può prevedere sorte simile anche per i play-off, cioè la non disputa? Allora, io la ringrazio per questa domanda perché mi permette pubblicamente di smentire chi fino a ieri ha sostenuto su alcuni media, su alcuni giornali, su alcuni siti web che i play-off non si debbano fare. Innanzitutto ricordo a tutti, ma primo fra tutti a me stesso, che i play-off sono stati deliberati in assemblea, è stato fatto un comunicato ufficiale che stabilisce quelle che sono le modalità. Nella prossima settimana molto probabilmente usciranno i regolamenti delle graduatorie, della formazione delle graduatorie dei playoff, per cui utilizzando le date disponibili rimaste senza andare oltre determinati periodi del mese di giugno, cercheremo anche confidando nella situazione assolutamente positiva della pandemia nel nostro paese e nel numero decrescente quotidiano dei contagi, di poter portare a termine anche questa appendice al campionato. Noi avevamo la necessità di riequilibrare un discorso di promozioni in numero inferiore che provengono dall'eccellenza, per cui penalizzare ulteriormente le squadre facendoli disputare i play-out e poi comunicando dopo la fine dei play-out un'eventuale riduzione delle retrocessioni sicuramente andava in assoluta violazione dei regolamenti. Farlo prima di quando è stato fatto avrebbe probabilmente accentuato questo eventuale disagio. Purtroppo nella vita e nelle decisioni da prendere ci sono i pro e i contro. Nella valutazione che è stata fatta complessivamente, condivisa dal Consiglio federale, è stata individuata quel limite temporale oltre il quale non si poteva andare e in ogni caso ha salvaguardato le gare che riguardano anche le posizioni dell'alta classifica. Pallavolo, impresa dell'Altino Volley che batte l'Imola anche in gara 2, approda così alla finalissima. Solo domani sera si conoscerà l'avversario. Sergio Zappalorto. Previsioni rispettate, con fatica e qualche spavento, sì, ma rispettate. 3-0 all'andata, 3-1 al ritorno, così l'Altino sull'Imola, così la conquista della finalissima che si giocherà, non si sa contro chi, o sabato 12 o domenica 13 in gara 1. Ritorno di sicuro a Francavilla, al Valle Anzuca, domenica 20. Impresa storica dopo più di una semifinale ottenuta al Palla Silvestrina in terra altinese. Stavolta ci siamo, il ventaglio di speranze di approdare alla 2 è ampio. La felicità nelle risposte al nostro microfono del tecnico Luca D'Amico a fine gara. Mister Luca D'Amico, non è stato facile, lo sapevate, ancora tanta sofferenza, 24-23 primi due set, un po' come all'andata, però insomma alla fine con merito contro un'ottima squadra. Sì, è stata molto difficile come mi aspettavo, abbiamo lottato su tutti i palloni e abbiamo fatto secondo me un risultato incredibile. Imola, non c'è da dire niente, è una squadra di altissima qualità, si è messa in difficoltà sia all'andata che al ritorno. Complimenti davvero anche a loro. Ci sarà da aspettare per sapere l'avversaria, però comunque siete tra le prime e quindi questo è molto importante per giocare la gara di ritorno in casa. Sì, fino a mercoledì sera non sapremo chi dovremo affrontare, però sì, abbiamo la fortuna di giocare la gara in casa e sarà un bel vantaggio. Luca, hai rotto un tabù, Altino non riusciva ad arrivare a una finale, è già una grande soddisfazione. Sì, io sono molto contento perché oggi abbiamo scritto una pagina di storia della pallavolo Altino, però non mi accontento ancora. Calcio a 5 femminile, impresa del Montesilvano che all'andata della finale espugna il campo del Falconara per 3-2 ed è ora a un passo dallo scudetto. Lunedì sera il match di ritorno in casa con l'obiettivo di chiudere subito i conti. Vediamo.
Il Montesilvano passa a Falconara in gara 1, valida per il tricolore. Lo fa al termine di un match tiratissimo e contestato più riprese dalle marchigiane che non avevano mai perso un incontro e reduci dalla recente conquista della Coppa Italia. Squadra quella di Neri, priva del fiore all'occhiello Tati, colpita da un gravissimo lutto, il papà, e in gara 2 mancherà anche Nona, espulsa con danno all'andata. Il successo delle gonzaliane nasce proprio dalla superiorità numerica e al ritorno, in programma lunedì 14, diretta Resport alle ore 21. Un'occasione di platino per Amparo e compagne. Con il Falconara così conciato, lo scudetto sarà alla portata. Riparlando del match in terra ospite, Coppari porta in vantaggio gli abruzzesi, che poi subiscono prima il pareggio, poi il sorpasso sempre con Marta. Quindi il rigore, altrettanto sommerso da polemiche, trasformato dalla Belli. Il 3-2 finale viene vergato con l'uomo in più dalla Sciascio, che fallirà il tiro libero come la Belli, che colpisce anche un palo. Conta poco. L'importante è la vittoria, che consente alle montesilvanesi di avere 2 risultati su 3 a disposizione. Un'opportunità da non perdere assolutamente per compiere l'impresa attesa da un'intera regione, evitando peraltro di giocare gara 3 di nuovo a Falconara. Tanti segni del destino, non si può né si deve sbagliare. L'Assemblea Generale EU Athletes, riunitasi nel pomeriggio di ieri, ha rieletto nel Consiglio Direttivo il presidente della GIBA, avvocato Alessandro Marzoli. Insieme a lui eletti anche il segretario generale della FIFPro Division Europe di calcio, Joachim Woltin, e il presidente dell'Associazione Atleti Olandesi, Sander van der Holst. E a proposito di sport, ha scelto di vivere ed allenarsi a Montesilvano la campionessa di triathlon Verna Steinhauser, che parteciperà alle prossime Olimpiadi in Giappone. L'atleta, in forza alla Polizia di Stato, ha partecipato anche alla Coppa Italia di specialità, che ha fatto registrare circa 4.000 presenze in città lo scorso weekend. Vediamo. Assessore, avete ospitato questa importante tappa, questo triathlon a Montesilvano, hanno visto tante persone partecipare in città e vivere la città di Montesilvano, che si appresta anche a vivere una stagione estiva importante. Sì, sono stati 2 giorni veramente molto, molto belli da un punto di vista sportivo e non solo, perché ci sono state oltre 4.000 presenze che hanno animato tutto il lungomare della nostra città in questo fine settimana, circa 1.500 atleti accompagnati poi da, chiaramente, da tutti i rispettivi staff, le associazioni, anche le famiglie, per cui Montesilvano è stato davvero teatro di una manifestazione di carattere veramente prestigioso. È la manifestazione che sul cartellone degli eventi della Federazione Italiana Triathlon a livello giovanile è certamente l'appuntamento più importante. E l'organizzazione è stata impeccabile, siamo orgogliosi e fieri di aver avuto l'opportunità di poterla ospitare sul nostro territorio. Deve essere un motivo di orgoglio non solo per questa amministrazione ma per tutti i cittadini. È chiaro che quando viene bloccato il lungomare poi per qualche giorno inevitabilmente possono crearsi dei piccoli disagi, che però a fronte del movimento economico, e sociale e sportivo che questa manifestazione ha mosso sono davvero briciole, perché oltre ad aver distribuito tutti gli atleti e i presenti su 10 hotel abbiamo riempito quasi tutte le strutture alberghiere con questo evento, gli albergatori hanno lavorato, i ristoratori hanno lavorato tanto, gli stessi balneatori hanno lavorato, ma pure i privati che hanno affittato seconde case ad atleti e famiglie, per cui una manifestazione su cui noi puntiamo tantissimo, che auspichiamo di poter ospitare nuovamente il prossimo anno e per gli anni che verranno. Abbiamo inoltre questa ciliegina sulla torta, quindi siamo doppiamente orgogliosi, perché Verena è assolutamente un'eccellenza montesilvanese, insieme al suo coach Simone Mantolini rappresenteranno non solo la città ma l'intera nazione alle prossime Olimpiadi di Tokyo, quindi è un motivo di orgoglio davvero per noi. È chiaro che gli facciamo a tutti, tutto il team ovviamente, ma Verena in particolare, un enorme in bocca al lupo, e noi saremo sicuramente qui in prima fila a fare il tifo per lei. Qual è il tuo obiettivo che ti poni poi per le Olimpiadi? Che cosa puoi riportare a casa? Beh, intanto tanta esperienza, perché per me è la prima Olimpiade e sono una delle atlete più giovani in gara, quindi adesso è intanto andarci e sicuramente fare una bella gara, divertirmi e godermi questa esperienza. Allora sicuramente un sogno che si avvera questo.
Beh sì, decisamente, credo che sia il sogno di ogni atleta da un certo livello in su. E questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi potete trovarli sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.